249esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Oggi le celebrazioni nelle sedi dei comandi delle Fiamme Gialle di tutta Italia. Dopo la cerimonia tenuta questa mattina nella caserma 5 giornate a Milano, con gli interventi del comandante del Comando Interregionale Italia Nord-Occidentale, generale di Corpo d'Armata Fabrizio Carrarini, e del presidente del Consiglio regionale Federico Romani, nel tardo pomeriggio di oggi le commemorazioni nella sede del Comando Provinciale di Sondrio, alla presenza delle massime autorità militari e civili del nostro territorio. Sì, oggi è anche un altro anniversario, 100 anni della Polizia Tributaria Investigativa della Guardia di Finanza. In questi 249 anni la Guardia di Finanza si è evoluta in relazione a quelle che erano le esigenze del Paese, sicurezza economico-finanziaria, quindi questa è l'evoluzione, lotta all'evasione, grandi evasioni, lotta agli sprechi nella spesa pubblica, contrasto alla criminalità economico-finanziaria, senza tralasciare la sicurezza del Paese interna ed esterna. Proviamo allora a tracciare un quadro della vostra attività nell'ultimo anno nella nostra provincia. Dunque, l'ultimo anno in Valtellina, così come nel resto del paese, abbiamo avuto un assetto geopolitico particolare in relazione alla guerra russo-ucraina. Il rilancio dell'economia attraverso il piano di ripresa e resilienza naturalmente ci ha impegnati tantissimo e ci continuerà ad impegnare per evitare indebiti percezioni e mancata realizzazione di opere per le strutture programmate. Il nostro territorio è molto importante, non di meno ci saranno i giochi 2026 e per quanto riguarda i nostri tre punti doganali, noi siamo lì con una vigilanza diuturna per quanto riguarda il passaggio delle merci, delle persone e comunque un presidio nei confronti dei nostri confini. Prevenire è meglio che curare, si dice. Protocolli d'intesa legati alle possibili infiltrazioni mafiose in previsione delle Olimpiadi invernali del 2026. Sì, stiamo lavorando in sinergia con gli altri attori istituzionali, monitorando le grandi opere e i grandi appalti, proprio per prevenire che eventuali infiltrazioni mafiose nell'economia locale e nelle grandi realizzazioni possano essere realizzate. Questo lo facciamo attraverso un'analisi sul campo e un match con le nostre banche dati. E cambia con il trascorrere degli anni l'attività degli uomini e delle donne della Guardia di Finanza, non solamente al servizio della stabilità del sistema economico, ma con competenze ed abilità sempre aggiornate, sia nel contrasto alla criminalità che nella tutela del territorio e di chi lo vive. Noi operiamo altrettanto con le tre stazioni del soccorso alpino e in una zona di montagna come quella nostra è un presidio importante, quindi solo in quest'ultimo anno ci sono stati oltre 250 interventi in montagna e sugli sci con il recupero di 229 persone e l'utilizzo in particolare in Valtellina con sperimentazione qui nel territorio nostro dell'IMSI MyCatcher, un nuovo dispositivo che utilizza praticamente la geolocalizzazione tra il telefonino della persona dispersa e l'elicottero della Guardia di Finanza per una ricerca immediata del dispositivo.